Bene, provo a riassumervi brevemente qualcosa dell'ultima volta, anche perché non perdiamo poi il filo del discorso. Nel nostro primo incontro abbiamo cercato di fermarci un momento a riflettere quanto sia importante avere una parola di Dio. Se non avessimo questa parola, l'uomo è destinato a camminare a tentoni, come dicono gli Atti degli Apostoli, cioè cercando di trovare eventualmente una strada, ma senza essere mai sicuri della propria vita, costretti a navigare in una imbarcazione di fortuna, una zattera, diceva Platone. Come dire che anche i pagani hanno avvertito l'esigenza di una parola di Dio. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, il primo sentimento che dobbiamo avere di fronte alla Bibbia è quello della meraviglia che Dio abbia voluto parlarci, abbia voluto darci un insegnamento, una Torah, una strada, perché seguendola, come dicono tutti in modo particolare il Deuteronomio, possiamo essere felici in questa vita. La felicità è legata esattamente a questa parola che è sopra ognuno di noi. Non è una parola di uomo, le parole di uomo sappiamo il valore che hanno, ma questa è la parola di Dio, cioè Dio si è degnato di parlare a noi, di insegnarci, di metterci in modo tale che noi potessimo comprendere che cosa lui desidera. Per cui l'ha fatto in un linguaggio a noi comprensibile, attraverso autori che potessero rendere comprensibile la parola secondo la cultura, la mentalità, le epoche, secondo la storia degli uomini. Non ha parlato un linguaggio incomprensibile da decifrare, un linguaggio incarnato nella storia. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. E tu non devi dire, dice il Deuteronomio, chi andrà in cielo a prenderla questa parola o chi andrà sottoterra a cercare questa parola. No, perché la parola è qui, presso di te, la puoi trovare, è vicina a te, più vicina di quanto tu non immagini la parola, cioè l'insegnamento di Dio. Lui ti sta, come dire, da dietro e ti soffia, ti indirizza la strada perché tu possa realmente seguirlo, secondo una bellissima immagini che troviamo anche questa della Bibbia, cioè perché tu non vada né a destra né a sinistra, ma possa camminare realmente quella strada che il Signore ti ha indicato. Non dobbiamo mai dimenticare che questa è la Bibbia, l'insegnamento di Dio che ci educa, mettendosi vicino a noi, vicino a ognuno di noi, perché questa parola corrisponde esattamente a ciò che noi desideriamo, a ciò che noi vogliamo. Qui andrebbe, mi sono dimenticato di dire un'altra volta, approfitto questa volta per dirlo, andrebbe scoperta una parola, un termine che non troviamo nell'Antico Testamento, ma troviamo nel Nuovo, che è molto importante, e che io cerco sempre di ricordarlo questo termine, che se il Signore parla a noi, noi siamo coloro che ascoltano e che quindi imparano. Cioè siamo discepoli. Io propenderei a cambiare molte volte il nostro modo di parlare il termine cristiano con discepolo. Ma tu sei cristiano? Oggi con cristiano si prende tante cose e rischia di diventare un termine equivoco. Al sud, per esempio, cristiano è sinonimo di uomo. Quel cristiano lì, per dire quell'uomo lì. Quindi il cristiano rischia di non dire l'essenza. Se tu invece dici che sei discepolo, vuol dire che c'è uno che insegna, che tu vai a scuola giorno per giorno e che fai i compiti a casa. Questo fanno i ragazzi, no? Vanno a scuola, ascoltano, speriamo, fanno i compiti a casa, speriamo. Il discepolo è questo, è quello che ascolta e si confronta con ciò che ascolta, fa i compiti e vede
Notate che se manca questa terza parte non serve a niente, è la Bibbia, diventa cultura. Cioè sono delle molte cose, come sono dei promessi sposi, eccetera, sono i compiti a casa che ci fanno i discepoli. Cioè, aver sentito e capito una cosa, e poi bisogna viverla, eh? Perché se tu non la vivi, un cantante quando ero giovane io, che si chiamava Giorgio Gaber, diceva, se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Se potessi mangiare un'idea, che non soltanto ascoltare l'idea, ma quella devi masticare, deve diventare vita della tua vita. Per cui se Dio parla, io ascolto. Infatti il primo comandamento è Shema Israele, ascolta, vai a scuola, impara. E voi sapete che imparare bisogna fare esercizi, eh? Non basta dire che il Signore è buono e grande nell'amore, lo sento dire, no? Beh, questo lo devo sperimentare concretamente. Ogni cosa che io ascolto ha bisogno di essere sperimentata nella vita. Allora la parola diventa vita. Sant'Agostino del commentato del brano del Vangelo di Giovanni, Gesù non soltanto, no, è la verità, ma perché questa verità potessimo, come dire, farla nostra, è diventato via. E in questo ci dona la vita. La via diventa vita anche per noi, eh? Quindi vedete come è dinamico questo aspetto. Ecco, l'altra volta siamo fermati in modo particolare su questo, perché questa poi è parola di Dio, qui entriamo in una fase più tecnica, perché Gesù l'ha utilizzata come parola di Dio tutto l'Antico Testamento, e anche nel Nuovo Testamento troviamo dei riferimenti, per esempio, di Pietro, che parla nella seconda lettera delle lettere di Paolo come una scrittura, come le altre parti della scrittura. Quindi perché e Gesù e gli apostoli e la Chiesa primitiva l'hanno sempre considerata come parola di Dio. Quindi si fonda su questo. E naturalmente l'ultimo fondamento non è soltanto la Chiesa, eccetera, ma è Cristo stesso, che ha usato la Bibbia, in modo particolare l'Antico Testamento, che il nuovo non c'era, proprio in questo stile, sta scritto, non si può mutare, sta scritto. Questa sera cerchiamo di entrare invece, stasera abbiamo i numeri, cerchiamo di entrare più da vicino dentro questo libro, eh? Ma in realtà, come dice il nome stesso, non è un libro, ma sono più libri. Infatti il termine Bibbia, in italiano, Biblia in greco, significa libri. Libri, cioè un insieme di libri, una piccola biblioteca. Quanti sono questi libri? 73, alcuni corti, altri un po' più lunghi, scritti in un arco di tempo molto ampio. Allora, giusto per, diciamo, da circa, quando diciamo scritti, non vuol dire scritti necessariamente così, ma che, come dire, stanno nella memoria storica di Israele, quindi anche se non sono scritti, sono nella memoria storica di Israele. Effettivamente per noi, ne parlavo anche ieri in un ritiro con i ragazzuoli, mentre noi senza lo scritto siamo persi, invece i semiti con l'orale, con la tradizione orale, stanno benissimo. Non è difficile ancora oggi in Israele trovare ragazzi che sanno benissimo tutto l'Antico Testamento a memoria, lo possono citare. Agli inizi del monachesimo molti padri che vivevano da soli conoscevano la Bibbia a memoria, non a memoria nel senso che intendiamo noi, però sapevano citare continuamente la Bibbia. Quindi, come dire, che la conoscenza della Bibbia è stata innanzitutto una conoscenza e un sapere orale che poi è diventato scritto. Quindi sono un insieme di libri. Quanti libri? 73 libri. E se volessimo ancora dividere, perché queste cose che sono diverse, diciamo così, no? Sono, pensate, 1328 capitoli, questo non lo sapevo anch'io, erano 1328 capitoli, che sono 40.030 versetti, 773.692 parole nel testo originale,
3.566.480 lettere. Ecco, questi per dire alcuni dati di questa piccola, diciamo così, biblioteca. Sapete anche che questa biblioteca ha come due scaffali, uno che si chiama Antico Testamento, uno che si chiama Nuovo Testamento. Lo spartiacque tra il primo e il secondo è dato da Cristo. L'Antico Testamento sono tutti libri scritti prima della venuta di Cristo. Il Nuovo Testamento, tutti scritti dopo la venuta di Cristo, dopo la sua morte e dopo la sua risurrezione. La Bibbia ci è stata trasmessa, ancora alcuni dati per avere un'idea, da 2750 manoscritti antichi. Sono tanti, Se voi pensate alle opere, per esempio, di Giulio Cesare, se conosci niente. Tra Giulio Cesare le prime opere sono passati secoli, Bene, manoscritti antichi su pergamena che sono stati composti presso poco tra il IV e il XII secolo, ma poi ci sono anche i papiri, quindi che sono anche questi punti importanti, che contengono sia parte del Nuovo come parte dell'Antico Testamento. Saprete certamente che nelle 11 grotte che sono a Qumran, che stata in Terra Santa, avrà visitato il sito di Qumran, sono stati trovati tantissimi manoscritti, proprio dal 47 a oggi, circa 800 manoscritti, con quasi buona parte di tutto quello che era l'Antico Testamento, oltre gli scritti relativi alla comunità che viveva lì a Qumran. Quindi è stata una parola che è stata custodita lungo i secoli, amata. In una persecuzione che mi pare che era quella di Decio del III secolo, siamo intorno a metà del III secolo, 250, durante quella persecuzione morirono tra l'altro San Cipriano, per dire un nome, una delle cose che chiedevano ai cristiani erano i libri sacri e quelli che gli consegnavano i libri sacri erano chiamati i traditores. Tradere vuol dire consegnare, consegnare i libri sacri, perché così non si formano più i cristiani, così non hanno più la parola come punto di riferimento. Quindi questi sono, diciamo così, alcuni dati. I cristiani hanno fatto proprio tutti i libri cosiddetti dell'Antico Testamento. Perché? Perché Gesù e la Chiesa primitiva l'hanno fatto proprio, l'hanno ritenuto realmente parola di Dio per quello che realmente era. E l'insieme dei libri dell'Antico come quelli del Nuovo Testamento, l'insieme sono la Bibbia, ma l'insieme sono chiamati anche canone. Che cos'è il canone? È il criterio di riferimento che indica che quel libro realmente appartiene alla Bibbia, cioè fa parte dei libri sacri, perché ci sono anche tanti altri libri, cosiddetti apocrifi per esempio, che non fanno parte dei libri sacri e non fanno parte del canone dei libri. Quindi questi libri sono quelli che sono stati, diciamo così, riconosciuti. Quindi prima quelli dell'Antico Testamento e poi quelli del Nuovo Testamento. I libri dell'Antico Testamento, che sapete la maggior parte di questi libri sono stati scritti in ebraico, quindi una lingua un po' diversa, lontana dalla nostra, dal nostro modo anche di ragionare, dalle nostre categorie anche mentali, furono a un certo punto, intorno al 200, presso a poco avanti Cristo, tradotte anche in greco. Furono tradotte nel più grande centro culturale di allora, che era Alessandria d'Egitto, dove lì, al tempo di Tolomeo, ci fu questa preoccupazione di rendere in quella che era considerata la lingua ufficiale della Koinè di allora, di tradurre anche i libri della Bibbia, che furono tutti quanti tradotti. Anzi, alcuni libri, verso gli ultimi dell'Antico Testamento, sono stati scritti addirittura in greco e non in ebraico. Ma la traduzione è una traduzione completa. Questa traduzione è chiamata la traduzione dei 70, perché tanti furono,
secondo la tradizione, coloro che tradussero questi libri dall'ebraico al greco. E la traduzione dei 70, che è quella che è stata, diciamo così, utilizzata anche dalla Chiesa primitiva. Gli ebrei successivamente, intorno al 90 d.C., fecero un grande convegno. Il 90 viene dopo il 70 d.C., il 70 è una data terribile in Israele, perché è la prima distruzione che subisce, diciamo, la distruzione a cui segue poi una diaspora notevole a opera dei romani. Sapete, la presa del Tempio, la presa di Gerusalemme, il Tempio viene distrutto, a Roma fu fatto l'Arco di Tito per commemorare questo grande trionfo dei romani sul popolo di Israele. Se qualcuno volesse leggere, c'è una specie di storia cronaca di questi eventi, che si chiama la guerra giudaica, che è stata scritta da Giuseppe Flavio. Giuseppe era un ebreo del nord della Galilea, era un generale durante questa guerra che scoppiò dal 64 al 70 d.C. E fu fatto prigioniero, gli fu risparmiata la vita ed entrò a servizio di Vespasiano prima e poi di Tito. E quindi ha potuto scrivere l'origine, la genesi di questa guerra giudaica, che completò successivamente anche con un'altra opera, Le Antichità Giudaiche, anch'esso una storia vista da un versante laico, diciamo così, anche della storia di Israele. Ecco, dicevo, nel 70 fu presa Gerusalemme, il popolo distrutto, quindi il Tempio non c'era più, non c'erano più i sacrifici. Dopo un po' di tempo alcuni israeliti si ritrovarono in una specie di convegno, concilio, chiamatelo come volete, che avvenne a Yamnia. Yamnia è una cittadina che non è molto lontano, diciamo, da Tiberiade, per intendersi. E lì fissarono, usavano anche loro dei criteri per fissare il canone ebraico. E quali criteri usarono? Beh, quelli che non sono stati scritti in ebraico forse non sono libri sacri, pensavano. Quindi usavano dei criteri anche loro per stabilire la loro. E da questo scartarono, per così dire, sette libri, che sono il libro di Tobia, il libro di Giuditta, il primo e il secondo libro di Maccabei, il libro di Baruch, che è il discepolo di Geremia, il libro del Siracide e il libro della Sapienza. Questi sette libri furono chiamati deuterocanonici, sono libri canonici, cioè riconosciuti da tutti, eccetera, eccetera, e questi che non sono accettati proprio da tutti, non sono proprio riconosciuti alla stessa stregua degli altri cosiddetti libri ispirati. E quindi per loro questi sette libri non ne fanno parte. Invece i cristiani hanno ritenuto che anche questi libri facessero parte, pur sempre sentendoli come deuterocanonici, quindi senz'altro ritenendoli come tale, però sono libri ispirati, sono letti nelle assemblee liturgiche, sono letti nella liturgia, sono considerati naturalmente ispirati. Il canone che possediamo noi adesso, che comprende l'Antico come il Nuovo Testamento, anche nel Nuovo Testamento ci sono dei libri cosiddetti deuterocanonici, alcuni libri che sembrano troppo brevi, sembrano la lettera di Giuda, per esempio, qualche lettera di Paolo, come quella di Efesini, sembra, insomma, che non sono proprio stati scritti, vuol dire, direttamente da apostoli, eccetera. Però la Chiesa a un certo punto l'ha fissato questo canone, pur gli studiosi facendo distinzioni diverse all'interno dell'analisi del testo. Però la Chiesa l'ha sempre considerata sacra, fanno parte dell'insieme della Bibbia, che sono appunto 73 libri. Di questi, come sapete, 43 sono dell'Antico, 46 dell'Antico Testamento, 27 del Nuovo Testamento. E quali sono questi libri? Allora, dovevi imparare a memoria. Perché quando io vi dico la citazione Deuteronomio 6,4, e allora voi dovete cominciare la prima pagina della Bibbia a cercare Deuteronomio, no, lo dovete cercare subito.
e dovevo fare qualche esercizio in classe, perché il discepolo devo imparare, se no il discepolo di scopo. Allora, questi 46, 47 libri dell'Antico Testamento ce ne sono divisi presto a poco così. Ci sono innanzitutto i primi 5 libri che hanno un valore particolare per Israele. Sono quelli che propriamente era chiamato l'insegnamento, cioè la Torah, che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Ripetete. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Ogni giorno devi imparare almeno uno, nel giro di 2 mesi devi imparare tutti. Che ci vuole? Ogni giorno aggiungete un nome, la mattina per rialzare, oggi dice Genesi, l'altro giorno dice Genesi, Genesi, Genesi. Il giorno dopo dite Genesi, Esodo, o due, Genesi, Esodo, Genesi. Genesi, Esodo, Levitico, in base, in poco tempo, in 2 mesi imparate tutti, non ci vuole niente. I miei ragazzi di cresima, che erano interrogati in chiesa prima della cresima, li sapevano tutti, che dovevano fare una questione di fede, no? Quando va alla cresima. E allora li interrogavi in chiesa davanti a tutta la gente, e devono sapere che hanno combinato da quest'anno. E questi libri che sono chiamati Pentateuco, li chiamiamo noi, che cos'è? Che vuol dire Pentateuco? 5 penta. Teucos sono, ecco, c'è stata pure un abisso, quei contenitori, no? Che servono per mettere dentro proprio questi papiri, queste, per conservarli. Se a lettera servono come 5 contenitori, questi 5 libri, i primi 5, che rappresentano appunto la Torah. Poi ci sono i profeti, i libri profetici. Quanti sono questi libri profetici? Il 11, chi ha parlato? 18? Vediamo se sa di voi. Non ti verranno sicuro 18. Perché sono 4 i cosiddetti profeti maggiori, più discepoli che Baruch, e 12 sono i profeti minori. I profeti, la legge e i profeti, quante volte avete trovato nel Vangelo questo binomio? La legge e i profeti. Anche se a me in italiano non piace molto questa parola, la legge, Dice per dire l'insegnamento e i profeti, che forse si capirebbe anche di più. Poi ci sono i cosiddetti libri storici, che hanno al loro contenuto, anche gli altri libri hanno spunti, diciamo così, di storia, Ma questi si tratta in questi libri storici proprio di vedere come la storia dell'uomo è intersecata profondamente con la storia di Dio. E come tutta la storia, in realtà, anche le malefatte, anche tutto quello che è intersecato con la storia di Dio, è storia sacra. Tutta la storia, quella che vi raccontate qui, è storia sacra. E tutta la nostra storia è storia sacra. Perché noi che siamo continuatori di quello che era l'antico Israele, anche noi viviamo intersecati nella nostra storia con la storia che Dio fa per noi. Questa è diventata quindi la pedagogia di Dio, per vedere come educa Dio. Quindi il Pentateuco, oppure la Torah, oppure l'insegnamento, la legge, i libri profetici, libri storici, libri sapienziali. Questo ordinariamente è, diciamo, la divisione che facciamo dell'Antico Testamento. Nella sinagoga, come noi in chiesa abbiamo il ciclo di letture, no? Allora un anno leggiamo il Vangelo di Matteo, un anno il Vangelo di Marco, un anno il Vangelo di Luca. Giovanni riempie diversi vuoti lasciati lungo la strada. E quindi c'è una lettura ciclica, per esempio, dei Vangeli, come anche la lettura ciclica dell'Antico Testamento. La stessa cosa avviene ancora oggi nella sinagoga. Anche gli ebrei hanno una lettura ciclica dei loro brani, del Pentateuco, dei libri profetici o storici. Quindi leggono, sanno leggere periodicamente
e poi chi ha una parola di esortazione, come dice ancora la lettera agli Ebrei, ma anche gli Atti degli Apostoli, la dice. Così avviene nella sinagoga. Quindi ci sono i libri Pentateuco, i libri storici, i profetici, i libri tradizionali. Quali sono i libri del Pentateuco? Non vedi quali sono. I libri storici, insomma, man mano che imparerete, li capirete meglio anche voi, così anche i libri profetici, perché anche voi dovete imparare a memoria questi nomi che per noi non sono molto familiari, ma che ne fanno ugualmente parte. E così anche i libri cosiddetti sapienziali, che sono sette questi libri sapienziali. Sono il libro di Giobbe, il libro dei Salmi, dei Proverbi, il Siracide, Coelet, Cantico dei Cantici e Sapienza. Non ve l'ho detto in ordine, ma come l'hanno scritto un po' qui sopra, perché dopo sul foglio non scaricati ce l'avete tutti belli dettagliati qui sopra. Ancora qualche altra cosa. In questo libro non è che, per esempio, le prime parole con cui comincia la Bibbia, che comincia come? In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era deserta e vuota, così. Queste prime parole che troviamo nella Bibbia non vuol dire che di per sé sono le più antiche dal punto di vista della scrittura, Quindi non è che stanno scritte in un ordine secondo i più antichi scritti stanno prima, no. Piuttosto la Bibbia segue un ordine, come dire, logico, storico-logico, cioè parte dalle origini, dal principio, e vede lo sviluppo di questa storia dell'elezione, questo è il tema centrale di tutta la Bibbia, dopo quella della rivelazione di Dio che si rivela, si mostra e parla, c'è quella dell'elezione, perché si mostra mica per farsi vedere così Dio, no, si mostra per sceglierci. Quindi il tema dell'elezione è un tema molto importante, e che comincia l'elezione con Abramo, come voi sapete, e continua su l'elezione, la storia dell'elezione. Quindi nella Bibbia non sono riportati in un ordine secondo che sono i più antichi scritti prima, no, c'è un ordine, si parte dall'inizio e si va verso, per Israele a un certo punto finisce tutto, sembra che i cieli sono chiusi. Non c'è più parola di Dio, è finita. Tanto tempo fa sta parola di Dio per loro. Per noi sappiamo perché a un certo punto questa qui è finita, perché è apparsa la parola di Dio, che è Cristo, ed è continuata ancora questa parola di Dio dopo, fino all'ultimo libro dell'Apocalisse, che si chiama appunto Apocalisse, che vuol dire rivelazione, quindi comincia con la rivelazione, si chiude con la rivelazione ultima di Gesù Cristo, perché così inizia Apocalisse di Gesù Cristo, cioè rivelazione di Gesù Cristo, che quindi ha come contenuto Gesù Cristo, ed è Lui stesso che si rivela. Anche i libri del Nuovo Testamento hanno una loro divisione, ci sono i libri storici, che sono appunto in modo particolare i Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Ma attenti, i Vangeli di per sé non sono la storia di Gesù e non sono neanche, strettamente parlando, la vita di Gesù, no. Non dobbiamo avere in mente questo. Se per esempio prendete il Vangelo di Giovanni, nella vita di Gesù c'è pochissimo. Già di questi, pensate, ma io già sono 21 capitoli come sono strutturati adesso, ma a partire dal capitolo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 capitoli di questi qui sono dedicati a discorsi e al racconto della passione, quindi quasi metà del Vangelo. E se vedete l'altra parte prima, la maggior parte sono discorsi. Propriamente parlando, i Vangeli non sono sulla storia di Gesù nel senso che intendiamo noi, ma sono, ad essere più aderenti, sono dei libri di catechismo, cioè che educano nella fede,
a partire dalla vita di Gesù, da ciò che lui ha detto e fatto. Ma non è che si preoccupa di dire, di raccontare la storia, assolutamente. Il Vangelo di Marco, dei primi 20 anni, non dice niente. Niente, ma una prova. Perché vita è? Un personaggio di cui racconti un po' di cose negli ultimi anni. Quindi i Vangeli sono storici in un'accezione particolare di quella che abbiamo, ma propriamente. Ma l'altro sono niente il catechismo, sono stati scritti per le comunità cristiane, perché queste comunità cristiane potessero essere educate alla fede. $100 che si ricorda la seconda lettura di ieri. Allora, da dove era tratta, di che cosa parlava? Forte, forte. Come dici? Non ho capito. No. Di cosa parlava? Innanzitutto, da dove era tratta? La lettera ai Romani, che diceva? Come dici? Tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione. Catechismo, educati, libri di scuola per imparare, sono scritti per noi. Perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle scritture, teniamo viva la nostra speranza. Perché sono stati scritti? Sono scritti per noi. Perché? Perché noi potessimo essere educati nella fede e tenere viva quindi la speranza. Quindi, come dire, che tutta quanta la Bibbia, quindi anche il Nuovo Testamento in questo caso, sono sì libri storici, come dicevo prima, purché ne si prenda un'accezione propria, cioè dire, si parla di Gesù, ma per educare gli uomini alla fede. Quindi sono propriamente parlando, per renderlo comprensibile, dei libri di catechismo, per educare nella fede. Quindi non si racconta la storia per una storia, ma si racconta una storia, attraverso quella storia io posso comprendere non soltanto Gesù, quello che lui aveva in mente, quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, ma anch'io posso comprendere come devo vivere, come devo operare e chi sono anche io in rapporto al Signore, no? Di questi libri cosiddetti storici, abbiamo preso lo 5 Vangeli con gli Atti degli Apostoli, i primi tre Vangeli, sapete che si chiamano anche Vangeli sinottici, è una parola che viene dal greco, vuol dire che si possono guardare insieme, cioè se li metti vicino hanno molte cose in comune, ma non sono la stessa cosa, perché sono indirizzate a comunità molto diverse l'una dall'altra, così dicono gli studiosi, sono indirizzate a comunità molto diverse l'una dall'altra e quindi tengono presenti comunità diverse. Chi era un ebreo, supponiamo che aveva abbracciato la fede in Gesù Cristo, non è lo stesso come un pagano di Roma che non sa niente delle scritture e così via, oppure con altri greci che supponiamo vengono dall'ellenismo, da un mondo ben organizzato, sviluppato dal punto di vista anche della cultura, molto diverso. Quindi sono Vangeli però sinottici, scritti anche questi in tempi diversi l'uno dall'altro. E poi c'è il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo tutto particolare, sembra come una riflessione veramente amorosa in cui è possibile leggere tutta la Bibbia di prima attraverso il Vangelo di Giovanni. È incredibile i riferimenti che ha con tutto l'Antico Testamento. È lui che interpreta più di tutti i fatti salienti di Gesù alla luce di tutto l'Antico Testamento e li consegna alla comunità cristiana. Perché quello che Israele ancora non riesce a comprendere e a fare è che proprio Gesù è il compimento delle scritture. Il compimento. Quindi tutto quanto era per lui, in rapporto a lui,
Ricordate i due discepoli di Emmaus, no? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro ciò che era scritto nelle scritture e che si riferiva a lui. Quindi cominciò da Mosè, cioè dal Pentateuco, e da tutti i profeti, quindi un bel excursus, una bella lezione di catechismo, sono circa 11 km da Gerusalemme a Emmaus, 11-12 km circa, quindi cammina, ci vuole sempre un paio di ore solo per arrivare, e poi sono rimasti lì un pochettino a parlare, saranno fermati ogni tanto, perché la cosa è interessante, perché quando tu parli di una persona e cammina, cioè tutte ferme, no? E poi come sta a fare? E chiede una spiegazione, ci hanno messo un po' di tempo, per così dire, per arrivare. Quindi è una grande meditazione questa. E poi abbiamo l'epistolario di Paolo, che sono le lettere paoline, e ci sono poi una lettera particolare che fino a non molto tempo fa era attribuita a Paolo, ma adesso il Signore si dice che forse non sarebbe di Paolo la lettera agli Ebrei. E poi ci sono le lettere cosiddette apostoliche, che sono quelle di Pietro, quelle di Giovanni, quelle di Giacomo e quella di San Giuda. Perché qui siamo pochi devoti di San Giuda, no? Nessuno credo da voi ha pregato mai San Giuda. Ma se per esempio andate a Malta sono molti devoti di San Giuda, eh? Io ci sono stato un mesetto lì, e dico, ma questa che statua è? Dice, questa è la statua di San Giuda, mi fa. E subito aggiunge, e tu non ridere di questo, non basta fare. Perché si vede che ero rimasto anch'io perplesso. E tu non ridere, dicevo, di questa cosa qui. Brevemente l'incontro di oggi possiamo dirlo finito, perché è un incontro di carattere tecnico, si possa imparare, da distinguere, e da mandare a mente, e quindi da assimilare. Quindi si tratta un po', partendo dall'esterno, di entrare dentro questo libro. Quindi un insieme di libri, scritti prima di Cristo, alcuni dopo Cristo, altri, scritti per l'Antico Testamento quasi tutti in ebraico o in greco, qualche brano diverso, scritti quasi tutti, anzi tutti quanti in greco, quelli del Nuovo Testamento, libri che gli ebrei dividono a loro volta il Pentateuco, la Torah, l'insegnamento, libri storici, libri sapienziali e i libri profetici, e così anche il Nuovo Testamento, abbiamo alcuni libri storici, abbiamo poi l'epistolario paolino, eccetera, quello che vi ho detto un po' adesso. Gli ebrei hanno fatto la loro strada per cercare di fissare il canone, cioè l'insieme dei libri ispirati, e anche i cristiani hanno fatto la loro strada, diciamo che intorno al secondo, terzo, alla fine del terzo secolo più o meno il canone era fissato. Hanno fatto la loro strada per fissare i cosiddetti libri ispirati, che sono questi che noi troviamo raccolti in quest'unico libro, che in realtà sono libri, come diciamo, sono più libri. Quindi, molti libri, ma un solo libro. Perché unico è l'insegnamento che Dio ha voluto lasciare, diciamo così, a tutti quanti noi. E, diciamo, le altre cose sono di carattere un pochino tecnico, dovete imparare. Perché questo è solo lo schema essenziale, diciamo così, questi incontri, tanto per imparare l'ordine, la distribuzione, gradualmente impareremo anche di che cosa parlano, perché avremo anche degli incontri sulla geografia, sulla storia di Israele, quindi li vedremo un po' più da vicino. Adesso è come stiamo un po' entrando piano piano, partendo dall'esterno, dentro il contenuto di questo libro. Ecco, io mi fermo così se qualcuno vuole fare qualche domanda.